Salve a tutti ragazzi, sono Guatemala, con benvenuti in questo nuovo episodio di Clash of Clans. Siamo tornati nel nostro primo villaggio, come avevo detto, e vi faccio vedere subito la novità. Sono entrato attualmente in questo clan, che sarebbe l'Accademia di un clan molto più grande, che andiamo subito a vedere. Si trova... Allora, dico, non trovo dove cazzo sia la classifica. Ecco, mio clan locale italiano, andiamo un po' a vedere dove si trova. Mi pare 50esimi circa. Aspetta, clandestino. 57esimo attualmente, si chiama The Project, che è un clan davvero forte a quanto posso vedere, e quindi sicuramente entrandoci avrei un aumento di esperienza in gioco, perché riceverò dei consigli e robe varie, potrò giocare di più, avrò donazioni migliori, e per cominciare anche un pochino a competere, magari far risaltare un po' il clan, perché sarei molto molto più forte di abbastanza membri, circa di 20 membri sarei più forte, quindi sicuramente andiamo molto bene. Allora, adesso possiamo subito passare a vedere i nostri progressi. Come potete vedere, già mi pare dello scorso episodio abbiamo completato tutti i muri. Non ho potenziato niente perché non ho giocato per un po'. Comunque, in questo episodio dovremmo, penso, riuscire a potenziare un'altra, l'ultima torre dell'arciere. Se ci manca niente di... Come potete vedere, mi stavo soffocando, come potete vedere, di oro. Quindi direi... Passiamo a questo villaggio del costruttore, perché qui abbiamo delle gemme da raccogliere. Potenziamenti niente. Magari un giorno ci torneremo a giocare per portarla avanti, visto che qualche aiuto lo danno anche il villaggio principale. Minimo, però lo danno. Quindi possiamo subito passare ad attaccare. 2 stelle, ci facciamo 660.000 di bottino della Lega. Questo villaggio non fa per noi. Questo poche risorse, non è niente di particolare da attaccare, quindi personalmente passiamo avanti. Non mi ispira. È stranissimo, perché vedete qui è aperto. Sarà sicuro un trabocchetto della Madonna per truppe da terra, perché non ho mai visto una base del genere. Cioè, simile sì, ma questo modello in particolare mai visto. Sarà qualcosa di nuovo, penso. O qualcosa che si è inventato lui. Possibile. Ovviamente qualcuno le crea le basi, non è che si vedono tutte in rete. Vediamo un po' come si vede intanto, perché prima ho notato un problema di sfocatura della videocamera, però penso sia dovuto alla luce bassa che ora si sta comunque alzando, quindi il problema pian piano si va a sistemare da solo. Sono le 7:30 del mattino. Andiamo avanti. Non si trova niente di interessante. Ma a me piace tenere questa parte dove cerco i villaggi, perché si possono vedere un sacco di cose. Allora, questo si può fare più che altro per i trofei, e non perché sia abbia tante risorse o robe simili. Rischiare non penso tanto, perché non ha neanche un clan. Quindi le truppe non le ha. Puntiamo. Ho curato i sgherri ad evitare che mi vengano rotti. Boh, dovrebbe essere fatto perfettamente, no? Che cazzo? No, stanno attaccando i merdosi! Dai, ma... Come cazzo si fa? Cioè, non ha clan e gli escono dal culo gli arcieri di livello di merda. Ma che cazzo? Avete visto che non ha clan? Ma che cazzo è? Ne ha presa per i fondelli. Però, in teoria, se noi mettiamo i reali qua, vanno lì. Non dovrebbe essere un problema. Sì, ma che cazzo. Ma quanta roba c'è? Ma questo villaggio ne ha presa per il culo. Guarda quanti scheletri di merda. Ma quanta roba c'è? Via, scappa, fuggi. Ma vi rendete conto come abbiamo perso? Ma proprio una...
Quanta cazzo di roba aveva? Cioè, ma per uno sputo, eh? Per uno sputo, è una presa in giro. Ma che cazzo abbiamo di vivo ancora? Non c'è niente. Ah, beh, giustamente i colpi di questa artiglieria di merda. Non aveva niente di vita, è una cosa incredibile. Hanno perso 20 trofei che io ci metterò 2 anni a prenderli di nuovo. Cioè, è una cosa incredibile. Va bene. Ho deciso che questo video durerà un pochino di più perché faremo più attacchi. Allora, qui dobbiamo correre al riparo, cazzo. Potenzia tutto. Niente. Dobbiamo recuperare tutti i 20 trofei sicuro. Quindi partiamo subito all'attacco. Tutti i 20 trofei e anche qualcosa in più. Durerà mezz'ora, non so. Comunque, dobbiamo rifarci da questa orribile sconfitta che non ha un cazzo di senso perché non aveva un clan e aveva, guarda caso, delle truppe di merda, 8 milioni di arcieri, più un agglomerato di 6 miliardi di scheletrini, tutte, cioè, tutte le, non so, mi pare se siano 3 o 4 trappole dei scheletri, no, le tombe, le aveva tutte là, cazzo, c'era un villaggio di truppe di merda. Quello che aveva fatto praticamente, penso sia un malato mentale o qualcosa del genere. Qui mi rimpiango di non avere terremoto. Il terremoto non so se ha effetto sul municipio, non mi ricordo. Ma la fulmine sicuramente sì. Rimpiango. Però quando la porto non serve mai, eh. E vabbè. Presa in giro. Ora dobbiamo trovare il municipio 9 per farcelo sicuro, perché non andiamo ai reali. Non dovrebbe essere un problema troppo grande. Allora, 30 minuti, velocità per 4, quindi dovremmo metterci circa, boh, 7 minuti attacco. Da aspettare non è che sia così tanto tempo, quindi penso che altri due attacchi dovremmo riuscire a farceli. Il doppio degli attacchi in questo video, dai. Qui i villaggi sono un po' troppo di livello alto. E se continua così è un problema a trovare altri villaggi da attaccare. Non possiamo permetterci di perdere un altro attacco, perché se ne perdiamo un altro con i due di fila siamo rovinati e non riusciremo mai più a salire. Proprio una roba incredibile. Non deve succedere assolutamente, quindi bisogna attaccare concentrati. Qui ha un sacco di risorse, però è disperso. Poi è con inferno multiplo, ci rompono i coglioni. Questo è già un villaggio strutturato molto più di merda, però ha inferno multiplo addirittura al 3. Questa artiglieria aquila che odio, perché cazzo, con una scarica da 3 colpi ti butto giù la regina, anche se ha l'abilità attivata, che è una cosa ridicola. Anche questo non ha clan, ma si scommette che se butta le truppe lui avrà il Cristo degli arcieri. Cristo arciere, proprio con l'arco lì da caccia. Questo potremmo farcelo già. Non mi pare un grosso problema. Ha un clan livello 6, potrebbe avere delle truppe. Ma non dovrebbe essere un grosso problema. Ha tutte quelle robe lì vicine. Potremmo buttargli giù abbastanza facilmente. Diamo un'occhiata. Qui riusciamo a buttare giù qualcosa. Allora, continuiamo così. Allora, questa. Facciamo così. Ho gelato male, sono un coglione. Ho gelato proprio di merda, eh. Questa è persa di nuovo, mi sa. Se non riesco a buttare giù quella torre, è persa. Sì, 2 attacchi di 33 trofei ho perso, ragazzi, è una cosa incredibile. Ho girato questa, però in realtà avrei dovuto girare quella di destra. Se avessi girato quella di destra sarei riuscito a distruggere benissimo anche l'inferno di sinistra. Perché avete visto benissimo, no? Che c'è una roba incredibile, 33 cazzo di trofei. Questo è proprio il video più peggiore che abbia mai fatto. Dicevo, se avessi congelato la torre di destra, l'avrei distrutta perché non avrebbe fatto danno alle mie mongolfiere e sarei passato a quella di sinistra abbastanza velocemente. Tra l'altro ho sbagliato perché nel panico ho messo anche addirittura 2 furie insieme. Guardate quanto cazzo siamo scesi, è una roba incredibile.
Non fare un altro di questi. Dovremmo recuperare 55 trofei. In un video è impossibile, perché neanche tristellando ne fai così tanti. Quindi, intanto questo non possiamo fare ancora perché dobbiamo avere qualche risorsa in più. Io tanto gemme le ho. Sapete che vi dico, me ne frega un cazzo. Dobbiamo attaccare a manetta perché dobbiamo recuperare tutto. Possiamo perdere ancora, ma tanto prima o poi dovremmo recuperare. È proprio un periodo di merda per attaccare, perché delle volte trovo villaggi del cazzo tutti di fila, villaggi inattivi, villaggi municipi a 9, ora niente. Quando proprio mi metto in cielo sul laboratorio e devo registrare, niente. Non trovo un cazzo di villaggio decente. Tutti i villaggi di merda che mi inculano, come in quei casi che avete visto prima. Nell'ultimo caso, il secondo, ovvero, è stata colpa mia, ma nel primo è stato proprio un villaggio di merda. Devo tornare ad attaccare con i draghi, mi sa che sono un po' più forti, c'è un po' di sicurezza, di certezza in più c'è, visto che lo so usare anche abbastanza bene. Con le mongolfiere un po' meno. Di certezza intendo, capacità ce ne sono, però penso che siano più evidenti le capacità con i draghi rispetto che con le mongolfiere. Anche perché lo uso da meno, i draghi invece li uso da sempre. Soprattutto in azioni competitive, tipo in guerra e robe simili. Non riusciamo a trovare un cazzo, eh. Incredibile. Ah, un municipio al 9, guardate. Boh. Allora. Attacchiamo da qua. Qui. Ci voleva fottere, signorino. Andiamo anche reali. Qui il culo lo rompiamo di brutto. Purtroppo faremo 6 trofei. Faremo 2 stelle. Ma nemmeno. Qui non ci arriviamo. Andiamo abbastanza fuorviato dal centro del villaggio. Quindi i trofei saranno 3-4. Visto che non riusciremo a fare il centro, direi di infuriare. Tanto stanza ce l'abbiamo, non me ne frega niente. Andiamo avanti, di non fare veloce. Allora. Qui possiamo ora fare questa torre del rociere. Nuovo miglioramento. L'ultima torre del rociere rimanente. Poi si passa a torri bombardiere e torre dello stregone. Che sono molto belle, hanno queste file di pietra, cemento, non so, sono molto belle, personalmente le preferisco rispetto a queste qua. Perché è gelo. Non posso tornare attualmente. Passiamo subito ad attaccare di nuovo. Energia non ce l'abbiamo perché abbiamo risparmiato prima ovviamente. Tanto quello che ci serve a noi è il bottino della Lega che è 225.000 e serve al 70% di distruzione. Quindi non c'è un problema. Dovremmo, cazzo, salire per forza, eh. Questa Lega Titano non scappa. Vediamo un po'. Qui sono dei bei 27 trofei, però questo villaggio sicuro troverà modo per incularmi, visto che anche questi cannoni saranno qua, che sicuramente interesseranno le mongolfiere e faranno un giro di merda qua. Non penso vada in un centro. Quindi, saltiamo. Che cazzo di villaggio è questo? Ha tutte le difese aeree qua, quindi volendo un mastino, un mastino, un mastino, tutte le mongolfiere per poterli rompere il culo. Volendo possiamo mettere anche qualche sgherro qui. Questo si può fare. No. Non mi ha strisciato.
Allora, qui il culo. Allora, qui volendo avrei potuto. Sono stato un coglione incredibile perché se avessi messo la giraquilla avrei fatto anche 2 stelle, però. Potrei benissimo farle ancora. Vediamo un po' dove va. Potrei fare 2 stelle, perché potrebbe andare qua. Io ho una gira ancora disponibile. 50% dovrei farlo benissimo perché c'è un sacco di roba di parti scoperte. Questo villaggio è organizzato abbastanza di merda, come avete potuto vedere. Vediamo un po' dove va, se ci prende per il culo di nuovo. Ma teoricamente dovrebbe andare qua, perché se ci mettiamo a calcolare un asse, il punto più vicino è quello. Difficile fare di qua perché è molto più lontano. Linea retta, il municipio è quello più vicino. E non dovrebbe esserci niente in grado di devastarci in così poco tempo. Esatto. Avete visto, neanche ci colpiscono. 2 stelle. Vediamo un po' cosa geliamo in questo momento, eh. Geliamo questo. Gli facciamo un po' di percentuale in più. Non riusciamo a fare un granché. Ci fermiamo qua. Risparmiamo altro danno alla regina, così ci mette meno a curarsi. 60%, 200.000 di bottino, perché abbiamo fatto il 90% della lega. 8 trofei. Come vedete si va molto lentamente, nonostante facciamo 2 stelle, che sono comunque tante. Quindi, magari io ora richiedo qualcosa. Chiedo tutto, qualsiasi cosa mi diano. Poi devo, ovviamente, devo donare anch'io, perché devo dimostrare che sono attivo. Ultimo attacco di oggi. Ne ho usato abbastanza gemme, quindi spero di guadagnarci in questo. Non è vero, non ci guadagnerò niente. Però, l'avrei fatto anche senza registrare, per intenderci, perché mi dà fastidio perdere così tanto e così male. Intanto mi hanno donato qualcosa, quindi magari aspettiamo che si riempia il castello per bene. Gigante livello 7. Perfetto. Vi ringrazio. Intanto vediamo qua cosa possiamo fare. Questo villaggio è prelibato, perché come vedete ha l'artiglieria aquila, il miglioramento a livello 2, che ovviamente togliersela è una soddisfazione enorme. Questo non se ne parla. Fatto troppo di merda, troppo esteso, sicuramente mi vado a devastare. Prossimo video cominceremo a continuare, cioè inizieremo di nuovo ad attaccare con i draghi. Così faremo qualcosa di bello anche su municipi 10 massimo, cosa che ora non riesco più a fare, non so per quale cazzo di motivo, sta succedendo qualcosa. Magari sono stato non troppo continuativo con l'allenamento, quindi ho perso un po' la mano, vedremo poi cosa riuscirò a fare. Allora, questo preferisco di no, non voglio perdere perché poi se perdo sono ancora un sacco di trofei in meno. Siamo già negativo di meno 40, quindi lasciamo stare. E beh, questo ha un sacco di risorse e non mi sembra neanche così difficile. Non vorrei cantare la vittoria troppo presto, eh. Però, da quanto posso vedere, spero non abbia truppe del clan troppo forti. In realtà spero non le abbia proprio, però questa è un'altra storia, non si può avere sempre tutto. Ah, un drago addirittura, eh? Vabbè. Vincere è facile proprio. Questa l'ho giocata bene. Facciamo così. Il drago ovviamente va a fare in culo. Ora io spero. Aspetto un po' che si distruggano le cose. E voglio vedere se riesco a mandare il re. Ma che cazzo! Ma perché va lì? Mi va dalla Torre Inferno a suicidarsi. Questo è praticamente un suicidio, ma è normale. Che cazzo vuoi che riesca a fare? Oh, si è scaricata, che culo! Non mi era mai successo. Dai, vabbè, 2 bombe, sì. Vabbè. Non mi era mai successo di scaricarsi la Torre Inferno, è una cosa incredibile.
Vabbè, ora non dovremmo riuscire a fare questo, vediamo un po'. Ancora un colpo. Che cazzo. Però l'abbiamo fatto, 68%, va bene, non mi lamento. Avrei potuto fare di più, ma tanto... come potete vedere, i trofei erano 9 massimo, quindi comunque irrisori. Abbiamo fatto un bel bottino. E vediamo un po'. Incantesimo, terremoto. Ah, mi ha dato pure un incantesimo, grazie. Riesci a battere il mio villaggio? Ora non posso, mi dispiace. Allora, quindi è il momento di eliminare questa merda e rimettere i nostri draghi. Ah, c'è lo sconto sulle cure, tra l'altro. Quindi facciamo così. Direi che va bene, abbastanza... Sì, abbastanza senso, penso. Va bene. Ecco qua l'esercito del prossimo video. Qui come è messo... Va bene, siamo messi bene. Abbiamo fatto un video più lungo del solito. Vediamo un po' quanti minuti siamo, circa. Siamo a 21 minuti, quindi il doppio di circa di un video normale. Perché ne abbiamo fatto anche il doppio degli attacchi. Siamo in perdita comunque, non è che abbiamo fatto così tanto, però... Come potete vedere ci stiamo pian piano riequilibrando. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video di Clash of Clans e ciao!